signor Presidente, se posso parlare chiaro, i russi chiacchierano tanto, ma secondo me non ci sanno proprio fare. Non è possibile che un branco di ignoranti pecorari si intendano di macchine come noi. Con questo non voglio insultarvi, eccellenza, perché i soldati russi lo sanno tutti che sono coraggiosi. Con le legnate che hanno preso dai tedeschi, chiunque avrebbe mollato. E se il pilota ci sa fare, insomma, se in gamba ti porta l'aereo così basso, lei dovrebbe vederlo. È uno spettacolo, un gigante come il B-52, boom! Coi gas di scarico t'arrostisce le oche vive. Ma insomma ce lo può fare? Sì, porco diavolo, se è quello... Se lui... Ah, so quello che stai pensando. Tu pensi avrà sparato tutti e sei i colpi o soltanto cinque? Per dirti la verità non lo so neanch'io in tutta questa baraonda. Però questa è una pistola eccezionalmente potente e precisa, capace di farti saltare la testa con un solo colpo. Perciò fatti bene i conti. Ti conviene rischiare? Deciditi, bestia! Il giorno stabilito è domani. La posta è la banca di El Paso. Blackie, Chico, Paco e tu, amico, assalterete la banca di Santa Cruz. Sparate, ammazzate, tiratevi addosso tutta la gente armata, soprattutto quella di El Paso. Al resto ci pensiamo noi. Dopo il colpo ci ritroviamo tutti a Las Palmeras. Caro nessuno, morire non è poi la cosa peggiore che possa capitare a un uomo. Guarda me, sono morto da 3 giorni e finalmente ho trovato la pace. Dicevi sempre che la mia vita era appesa a un filo. Beh, adesso anche la tua è appesa a un filo. E sono in molti a volerlo tagliare, quel filo. E sono già in troppi a sapere che sei qualcuno. Così finirai anche tu per farti un nome. E allora vedrai che non avrai più tempo per giocare. Mai io capirò la gente che non vuole bene agli animali. Chi lo sa perché? Voler bene a una gallina non è una bestialità. E mai io capirò chi non lo fa. Io dico, noi con gli animali siamo ipocriti. Loro invece non lo sono mai. Con un fischio li chiamiamo e si corrono al richiamo per far quello che vogliamo. Ed è certo che tutti quelli del San Pablo saranno messi al bando. Da Clay Blaisdell? Sì, signora, e se non furono loro, beh, non sarebbe giusto. Vostro fratello è ancora un bambino, vero? Ha 20 anni. No, no, non è un bambino. Ma non è mica questo il mio problema. Vedete, io ora sono il vice sceriffo. E se Clay Blaisdell andrà ad affrontarli... Beh, io credo che sarà mio compito imporre la legge, se fossi costretto. Neanch'io sono un bambino, Miss Dollar. Una carriera piuttosto movimentata, vedo. Professore di ginnastica. Sì, signore, guardi. Niente dimostrazioni, prego. Trapezista, pompiere, spazzacamino. Straordinario, come sei venuto in Inghilterra? In un cesto di vimini, signore. Sono fuggito. Da cosa? Donne, signore. Un donnaiolo, eh? Beh, non ci sono donne in questa casa. Ora, io sono molto esigente e i miei orari invariabili. Quando dico colazione alle 8:24, non la metto alle 8:23 o alle 8:25. Sì, signore. Hai un orologio? Oh, sì, signore. Andrà certo male. Benissimo. Comportati bene. Alla prima sciocchezza, fili. Su, scivoli, scivoli, su, non guardi in basso, non guardi in basso, non guardi in basso, testa alta, il mento deve essere sempre parallelo al pavimento. Coraggio, scivoli, scivoli, non siamo Holiday on Ice, scivoli. Sto scivolando. No, 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 non alzi i piedi, non alzi i piedi. Perché sta alzando i piedi? Perché se devo scappare sono pronto. No, no, aspetti, 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 che guardi, c'è? Guardi me, scivoli, scivoli. Visto? Scivoli! È tutta una roba di chiappe, non sono incantevole?